Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, a Catania la commemorazione con il prefetto e l'arcivescovo nella chiesa monumentale di Piazza Dante. Misterioso omicidio nella notte a Palermo, ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo di origine algerina freddato nei pressi del ristorante vicino al porto dove lavorava. Sfruttamento di braccianti agricoli a Ragusa, scoperti 20 stranieri che coltivavano le serre senza dispositivi di sicurezza né igiene negli alloggi, denunciato il proprietario. Etna imbiancato, sul vulcano appare la prima neve, temperature in leggero calo, sole e tempo stabile sono previsti almeno fino a giovedì. Gratis in questo weekend musei e parchi archeologici regionali, a Noto la Villa Romana del Tellaro, venuta alla luce 50 anni fa durante alcuni scavi illegali. Calcio, Palermo oggi a Genova con la Samp, Corini si affiderà al Tridente titolare per tornare alla vittoria. Il Catania domani a Potenza con l'obiettivo di confermare il risultato e progressi visti a Brindisi, esame interno con il Benevento per il Messina. Bentrovati, 4 novembre, festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. A Catania è stata celebrata con una sentita cerimonia e la deposizione di una corona d'alloro nella chiesa di San Nicolò l'Arena. Sentiamo Simona Mazzone. Le note del silenzio che scandiscono la storia delle forze armate nella giornata in cui la festa dell'Unità d'Italia assume un significato profondo, un sapore più autentico, quando non troppo lontano da noi si respirano venti di guerra. Il pensiero del prefetto di Catania è proprio rivolto ai popoli che stanno subendo un martirio. Purtroppo abbiamo venti di guerra che in questo momento i media riportano con fuga di bambini, con fuga di anziani, quindi immagini che non avremmo voluto rivedere. Quindi in questo momento ribadire i principi di pace, di giustizia, di libertà diventa fondamentale. La deposizione della corona d'alloro nella chiesa di San Nicolò l'Arena di Piazza Dante, la benedizione affidata all'arcivescovo Renna, il saluto a nome della città da parte dell'assessore Parisi, l'applauso dei presenti, tutte le forze di polizia chiuse in un momento di preghiera per i nostri caduti in guerra. Ieri come oggi, dove sui territori dei conflitti resta ferma la vocazione dell'Italia alla pace, come ha ricordato lo stesso presidente Mattarella oggi a Cagliari. Ma occorre ringraziare tutti, ha aggiunto il prefetto, per il lavoro svolto nel quotidiano. Celebriamo la festa delle forze armate, a cui dobbiamo gratitudine e apprezzamento per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo anche in tutto il mondo, dove evidentemente svolgono un'attività importante, ma per quello che fanno anche quando ci sono le calamità naturali. Lo abbiamo visto in occasione degli eventi alluvionali in cui i militari sono stati a fianco dei sindaci. In un percorso già avviato dal prefetto nella sua manifestata volontà di un avvicinamento alle istituzioni locali, le celebrazioni sono proseguite a Bronte. E abbiamo sentito il prefetto Maria Carmela Librizzi anche sulle frequenti aggressioni ai conducenti dei bus urbani a Catania. L'ultima è avvenuta ieri nella zona del Fortino. Sentiamo Luca Ciliberti. Perché secondo lei aggrediscono i conducenti degli autobus? Che c'entra? Ma guardi, purtroppo c'è molta indisciplina del codice stradale e spesso le aggressioni succedono perché ci sono dei diverbi tra i conducenti e coloro che, diciamo, guidano in città. Ancora un'aggressione a Catania, questa volta in via Aurora, nella zona che i catanesi conoscono come il Fortino. La vittima è ancora una volta un autista di bus del servizio pubblico. E frequentemente stanno succedendo delle aggressioni che purtroppo sono abbastanza pesanti. Questa volta la causa dell'aggressione sarebbe stata una mancata precedenza con uno scooterista che ha affiancato il bus e poi ha sferrato un pugno all'autista. Altre volte la scusa che giustifica la violenza è una mancata fermata, il vandalismo o semplicemente l'atteggiamento inquietante di chi pensa di potersi imporre con la violenza e con le minacce. I colpi di pistola in aria nel parcheggio scambiatore di Nesima sono solo l'ultima di queste follie metropolitane. Il nostro è un territorio particolare, quindi è imprevedibile da poter, diciamo, essere presente al momento in cui succedono le cose. Ci sono delle zone più a rischio rispetto ad altre? Direi che le periferie sono magari
magari c'è meno controllo. Bisogna lavorare anche per rendere i quartieri più sicuri, più abitabili e diciamo regolamentare meglio la gestione delle piazze. A Catania girano circa 110 autobus per turno, complessivamente più di 300, le telecamere a bordo e un servizio di sicurezza interna, spesso da parte dello stesso personale di AMTS in borghese, dovrebbero servire a rendere più sicuri i conducenti e passeggeri che restano vittime di esagitati e violenti di ogni genere. L'ultimo è stato individuato e denunciato dalla polizia per lesioni personali, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Resterà a piede libero in attesa del processo. Misterioso omicidio. Nella notte a Palermo è stato ucciso un cuoco che lavorava in un ristorante nella zona del porto. È stato freddato da 3 colpi di pistola che lo hanno raggiunto al torace e alla testa. Secondo le prime testimonianze, l'assassino sarebbe fuggito a piedi dal luogo dell'agguato con un complice. Marco Gullà. A Palermo si torna a sparare e ad uccidere. Omicidio nella notte, la vittima è un uomo algerino di 41 anni. Lo hanno freddato poco prima dell'1 a colpi di pistola in via Roma. L'uomo stava camminando a piedi sul marciapiede all'altezza delle poste centrali dopo aver terminato il suo turno di lavoro in un ristorante zona Porto. Qualcuno ha raggiunto l'algerino e ha esploso almeno 3 colpi, probabilmente con una calibro 9. Non è chiaro se l'assassino l'abbia seguito a piedi o se sia arrivato a bordo di un mezzo a lanciare l'allarme. Alcuni passanti che, vedendo l'uomo riverso per terra, hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate 4 volanti dei carabinieri che hanno recintato la strada e interdetto il passaggio per i rilievi. Sull'omicidio le indagini continuano. In zona sono presenti diverse telecamere. Qualcuna potrebbe aver ripreso la scena dell'assassino che arriva, fa fuoco e poi scappa. La vittima, che da tempo abitava a Palermo, lavorava in un locale in base. Alle prime informazioni stava tornando a casa nel centro storico dopo aver terminato il suo turno. Saranno ascoltati i colleghi e gli amici per capire se l'uomo aveva recentemente ricevuto minacce. Il 41enne comunque era incensurato. Sul corpo dell'algerino verrà eseguita l'autopsia. E gli inquirenti stanno ascoltando anche i familiari della vittima. La sorella dice: in famiglia non riusciamo a comprendere cosa sia successo. Tutti sanno che mio fratello era una persona buona che adorava la sua famiglia, padre di 2 figli di 5 e 1 anno. Ha lavorato anche in altri locali di Palermo ed era conosciuto da tanti e amato. Sorrideva sempre al lavoro, era una persona splendida e non riusciamo a capire perché sia stato ucciso. A Marsala la polizia ha arrestato un uomo con l'accusa di tentato omicidio aggravato dall'uso di coltello. La polizia altre 7 persone ha denunciato per rissa aggravata. A fronteggiarsi in maniera furibonda il 20 ottobre scorso 2 gruppi familiari. L'arrestato durante la rissa aveva ferito al collo un rivale. Ancora lavoratori irregolari nei campi delle aziende ragusane, donne e uomini vittime di caporali e imprenditori. Veronica Barbarino. Ancora lavoratori irregolari nei campi di aziende ragusane, donne e uomini vittime di caporali e imprenditori. Sono stati scoperti 20 stranieri che lavoravano nelle serre senza dispositivi di sicurezza né igiene negli alloggi, denunciato il proprietario per sfruttamento della manodopera, un fenomeno purtroppo radicato che colpisce soprattutto persone non comunitarie. I lavoratori stranieri, soprattutto extracomunitari, hanno una loro vulnerabilità, una vulnerabilità che è data proprio dalla condizione giuridica del loro status. In Italia è proprio fragile la questione di cittadinanza e soprattutto del mantenimento del permesso di soggiorno, che pone questi lavoratori in una condizione di ricattabilità, per cui costretti ad accettare qualsiasi forma di lavoro e quindi di sfruttamento. Per contrastare il fenomeno, la CGIL Ragusa porta avanti un lavoro di emersione grazie a una rete di associazioni di volontariato, mediatori culturali capaci di intercettare situazioni a rischio e così raggiungere i luoghi di lavoro, campagne e contrade. Un sindacato di strada che consente di far emergere condizioni di sfruttamento e lavoro nero per poi denunciare le anomalie agli organi competenti. Tramite queste segnalazioni le forze dell'ordine intervengono in maniera mirata, come è successo negli ultimi giorni in un'azienda agricola del Ragusano, per garantire pari dignità lavorativa e tutelare le aziende presenti sul territorio che operano in osservanza ai dettami della vigente normativa di settore.
I carabinieri hanno arrestato all'aeroporto di Catania un pregiudicato di Pozzallo per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. La donna aveva sporto denuncia dopo aver subito numerose aggressioni e minacce da parte dell'uomo. Sempre a Catania la polizia ha arrestato un uomo che si era appostato davanti casa dell'ex moglie, che aveva minacciato e perseguitato. A tradirlo la segnalazione del braccialetto elettronico che era obbligato a indossare, la successiva telefonata della donna al 112. È arrivata la prima neve sull'Etna. Il vulcano appare sempre più spettacolare mentre le temperature scendono di qualche grado. La cima del vulcano da stamattina appare imbiancata, quasi a testimoniare che la lunga estate siciliana potrebbe avere i giorni contati. In realtà, secondo le previsioni, stiamo vedendo appunto la cima dell'Etna imbiancata. Dicevamo che in realtà, secondo le previsioni, l'isola non appare interessata dal maltempo che sta flagellando il resto d'Italia. Almeno fino a giovedì prossimo dovrebbe esserci il sole, dunque continuerà a splendere su Catania e sull'Etna, e le temperature saranno intorno ai 25 gradi. Vedremo dunque fino a quando la neve sull'Etna resisterà. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci alla seconda parte di Sicilia 24. In questo primo fine settimana di novembre visite gratuite in tutti i siti e musei regionali. Siamo stati alla scoperta della Villa Romana del Tellaro a Noto, venuta alla luce 50 anni fa durante alcuni scavi illegali. Francesco Aloi. Il primo weekend del mese è dedicato alla storia, nessun biglietto e tanta voglia di visitare nuovi posti. Siamo qui con amici che vengono dalla Toscana e approfittiamo per farle visitare qualcosa che non conoscevano. E visto la bella giornata abbiamo deciso di fare una scappata anche in questo sito. Da Palermo a Catania, da Agrigento a Siracusa, noi siamo andati tra gli ulivi delle campagne netine. Vi portiamo alla scoperta della Villa Romana del Tellaro. Venuta alla luce 50 anni fa durante alcuni scavi illegali, i resti si trovano sotto una masseria del XVIII secolo. La parte principale, quella che più piace ai visitatori, è questa. Qui ci sono i mosaici policromi datati al IV secolo d.C., decorazioni che rappresentano diverse scene. Questi sono tipici momenti di caccia. Qui invece è raffigurata la pesatura del corpo di Ettore. In questa stanza si pigiava l'uva per poi metterla a fermentare qui. Il lavoro di esplorazione è durato 20 anni, periodo che ha permesso agli studiosi di portare alla luce la parte centrale del complesso antico. Pare che la Villa del Tellaro, distrutta da un incendio, avesse una superficie di 5.000 metri quadrati. A Catania c'è un giovane artista che ha fatto della sua disabilità, la sindrome di Down, una splendida abilità, trasferendo su tela paesaggi che colpiscono l'anima. Si chiama Dario Pinizzotto. I suoi quadri saranno in mostra oggi e domani a Palazzo della Cultura. Eva Spampinato. Sono paesaggi che colpiscono l'anima e non sono semplici quadri, ma espressione di una disabilità che diventa splendida abilità. Lui è Dario Pinizzotto, ha 30 anni e ha la sindrome Down. Sin da quando era piccolo i genitori, con abnegazione e grande attenzione, lo hanno aiutato ad esprimere la sua attitudine verso la pittura, complice una maestra delle scuole medie che ha capito quanto Dario fosse preciso nel disegno, tanto poi da frequentare il liceo artistico Emilio Greco di Catania. Deve capire quali possono essere le sue tendenze che rimangono nascoste se uno non prova tante cose, fino a quando riesce a capire verso quello cosa è portato. Oggi i suoi quadri, una finestra sul suo mondo interiore, sono diventati una mostra aperta al pubblico oggi e domani al Palazzo della Cultura di Catania, curata dall'Associazione Italiana Persone Down, sezione catanese. A guardare i quadri di Dario ci si innamora.
entra dentro la natura e poi la fa emergere, perché quando la guardi, quando guardi quei quadri, entri là dentro e per un momento ti senti veramente respirare, senti la forza che ha questo ragazzo, la dolcezza, la bontà, l'amore, tutte cose che noi abbiamo perso. L'associazione svolge un ruolo fondamentale per tutti questi ragazzi e per le loro famiglie, grazie ad attività volte al raggiungimento dell'autonomia. Permette loro di esprimersi in diversi ambiti artistici, di comunicare la loro essenza speciale, anche con la partecipazione a laboratori teatrali, pittorici, creativo-manipolativi. Breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio con le ultime sul Palermo che giocherà nel pomeriggio e poi sul Catania e Messina che invece saranno impegnate domani. A tra poco. Ed eccoci alla pagina dedicata al calcio. Oggi pomeriggio alle 16:15 in campo il Palermo sarà a Marassi contro la Sampdoria. Colini si affiderà al tridente titolare per tornare alla vittoria. Marco Gullà. Il Palermo vuole ripartire da dove fino adesso ha costruito in gran parte la sua classifica, ovvero dalle trasferte. Alle 16:15 il rosanero di scena a Marassi contro la Sampdoria. Per il tecnico blucerchiato Andrea Pirlo, un'ultima spiaggia: o vince o rischia seriamente di essere esonerato. Il Palermo ha invece bisogno della vittoria, ma Corini tiene alta la guardia e sa bene che a Marassi oggi sarà dura. È una squadra che ha qualità, organizzazione, ha recuperato giocatori importanti perché comunque hai Vieira in mezzo al campo, hai Casami, hai Verre, hai Borini, Esposito o De Luca o Lagumina davanti, dunque una squadra che ha delle qualità, sicuramente stanno vivendo un momento non positivo, ma su questo ancora di più la nostra attenzione deve essere alta, elevata. Palermo che dovrebbe scendere in campo così con Piacelli tra i pali, Mateio, Lucioni, Ceccarun e Lundi in difesa, poi a centrocampo Henderson, Gomez e Segre con Stulaz che inizialmente partirà dalla panchina, poi in avanti tridente titolare formato da Insigne, Brunori e Di Francesco, Mancuso e Soleri in panchina pronti a subentrare. Nella Samp Pirlo, per salvare la sua panchina, si affiderà a Verre, Borini ed Esposito. Il Catania domani giocherà a Potenza con l'obiettivo di confermare risultato e progressi visti a Brindisi. Tabiani ritrova Rizzo e Deli. Marco Carli. Seconda trasferta consecutiva delle tre in programma in campionato, nel momento più duro della stagione che a Brindisi ha visto uno spiraglio. Quello che il Catania vuole tenere aperto e allargare ulteriormente a Potenza nel match del Viviani di domenica alle 14. Contro ci sarà una squadra superiore rispetto ai pugliesi appena affrontati, ma che ha comunque un punto in meno dei rossazzurri in classifica. Una graduatoria che gli etnei, per stessa missione dei propri dirigenti, ritengono ovviamente lontana dagli obiettivi stagionali, anche se i tre punti del Fanuzzi sono stati un piccolo toccasana. Servirà però andare oltre, andare avanti, i timidi segnali di maggiore personalità e compattezza devono essere l'inizio di un nuovo corso. Potenza, con Caturano e l'ex di Grazia, uomini più attesi, in questo rappresenterà l'ennesimo esame, una prova a cui la squadra di Tabiani si è preparata restando in trasferta nel ritiro pugliese vicino a Bari. A rinforzare il centrocampo ci sarà anche Rizzo, che torna a disposizione dopo essere stato fermato dalla società, disponibile anche Deli. Per il resto probabili staffette rispetto a mercoledì, pronti la Pisarda, Curado, Zanellato, con Bocic scalpitante. C'è poi Sarao che ha ritrovato il gol e si gioca il posto con Dubiskas. Il Catania è concentrato, le parole di Grella al gruppo e alla stampa hanno fatto effetto. Ora serve continuare a risalire la china per ritrovare anche con entusiasmo il proprio pubblico mercoledì al Massimino per la Coppa Italia col Picerno. Ma intanto c'è la partita di domenica fra Potenza e Catania che sarà come sempre seguita da Telecolor con diretta stadio. Si parte alle 13:30, più di tre ore live con collegamenti dal Viviani, commenti in studio e alla fine le interviste ai protagonisti in campo. Partita complicata per il Messina domani pomeriggio al Franco Scoglio contro il Benevento. Giallorossi sono in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta di Taranto. Sergio Colosi. Serve l'imprevedibilità del Messina per dare concretezza ai sogni di rilancio dopo la prestazione di Taranto nel recupero infrasettimanale della terza giornata. Al Franco Scoglio domani c'è il Benevento che per organico in questa Serie C non è secondo a nessuno e punta all'immediato ritorno in cadetteria senza passare dai play-off.
Per i giallorossi si apre il ciclo di novembre che prevede 3 incontri su 4 in casa, ma gli avversari sono di primissima fascia. Dopo i Sanniti, Latina, Foggia a domicilio e ancora il Francoscoglio, l'attuale capolista Juve Stabia. L'obiettivo è non staccarsi ulteriormente dal centro classifica, evitando di farsi agganciare da chi dietro insegue. Modica, dopo il fallimentare esperimento della difesa a 3, torna all'usato sicuro 4-3-3 per i giallorossi e solito ballottaggio al centro tra Pacciardi e Ferrara per fare coppia con Manetta. Dubbi anche a centrocampo in attacco, nel primo reparto favoriti Franco, Firenze e Frisenna, ma la concorrenza di Giunta e Scafetta è alta. In avanti con Plescia potrebbero essere riproposti e Mausso e Ragusa, più che per luce propria per i demeriti delle alternative Cavallo e Zunno, assenti gli infortunati Troina e Luciani. Il Benevento, dopo la sconfitta all'esordio contro la Turris, è in serie utile da 10 giornate, non prende gol da 3 e fuori casa da 5, numeri che bastano ad indicare il grado di difficoltà della gara del Messina. È tutto per questa edizione Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.